Le notizie 60 secondi. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 9 di domani, martedì 20 agosto, il vigente avviso di allerta meteo gialla, valido su tutta la Campania per piogge temporali improvvisi, repentini e intensi. La tanto attesa pioggia, dopo interminabili settimane di gran caldo, porta con 6 primi allarmi. In via Cretaio a Casamicciola Terme si è formata addirittura una cascata che dalla selva si è rovesciata sul manto statale, evidenziando per l'ennesima volta le importanti criticità sulla nostra isola. Questa mattina il corso Vittoria Colonna, nel tratto che vicino alla piazzetta dei Pini, si presentava con il fondo stradale imbrattato di olio. Quasi sicuramente il danno è stato provocato da un grosso veicolo. Convocato per la giornata di venerdì 23 agosto alle ore 10 presso la sala consiliare in prima convocazione il Consiglio Comunale di Casamicciola Terme. Iniziato il ritiro dell'ischia calcio sull'isola d'Ischia, i gialloblu infatti termineranno la preparazione al campo Monti di Meglio di Casamicciola Terme. Questa sera alle ore 21:10 andrà in onda uno speciale dedicato sul primo giorno di allenamento. Primo allenamento anche per il Barano sotto gli occhi di mister Isidoro Di Meglio. Sono molto felice di essere tornato a Barano, ci aspetta un campionato complicato, sottolinea ai nostri microfoni. Prossimo appuntamento domani alle 13.